compie 20 anni. Alta Marca nasce il 13 di marzo del 93 per volere dell'allora sindaco di Valdobbiadene, la signora Anna Spinnato. Da allora tante cose sono cambiate. L'associazione è nata per promuovere il prosecco, si è evoluta allargando la gamma delle sue competenze fino a diventare oggi promotrice di attività turistiche a tutto tondo. Con l'ingresso di ristoranti e alberghi, ovviamente questo era un passaggio dovuto. L'unione fa la forza, direi che loro sono stati bravi a aver creduto in questo progetto, 220 soci per la promozione del territorio e dei prodotti tipici. Quindi non solo prosecco, ma tutti i prodotti dell'Alta Marca, a iniziare dalla soppressa, dai formaggi di Maga, tutto quello che è la produzione delle nostre aziende agricole. Non solo prodotti, ma anche ambiente. Ambiente, perché poi chi parla di produzioni tipiche, chi parla di tipicità, non può che parlare e difendere poi la vera sfida, che è la sfida del territorio, dell'ambiente, quindi del rispetto dell'ambiente. Alta Marca è un vero elemento di promozione turistica. L'Assemblea Generale di fine maggio, che si è svolta a Villa dei Cedri di Valdobbiadene, ha rappresentato un momento importante, utile per fare il punto della situazione. Siamo un'associazione solida che, nonostante alcuni problemi economici avuti nel recente passato, ha intrapreso una strada di forte risanamento, riducendo anche la struttura al minimo indispensabile, ma essendo molto snella e molto operativa. In un periodo storico caratterizzato da una profonda crisi economica, anche Alta Marca ha dovuto adeguarsi. Si è dato avvio a una ristrutturazione che ha portato tra l'altro alla rinuncia della figura del direttore. Ci avvaliamo di esperti esterni che di volta in volta ci danno il loro contributo e siamo riusciti così ad avere a disposizione delle cifre da investire soprattutto sul mondo del web, dove stiamo agendo fortemente nella promozione nei portali turistici europei più importanti. Il 2012 è stato dunque un anno di grandi cambiamenti anche per la location. Qui voglio ringraziare il sindaco e la giunta e tutta l'amministrazione, ci ha messo a disposizione dei nuovi uffici che sono più decorosi di prima. È una villa, la Villa dei Cedri è una villa prestigiosa e quindi di riflesso dà prestigio anche ad Alta Marca. È importante perché è un elemento che è capace di distinguere la specificità di questi territori e lavorare per questi, e soprattutto ha la capacità di vedere Valdobbiadene e questi comuni in un contesto più ampio, noi diciamo da Borso del Grappa a Vittorio Veneto, in una sorta di anelli e di circuiti che servono l'uno all'altro per dare importanza al territorio stesso. Il risanamento economico resta per il presidente Resera l'obiettivo primario. In 3 anni siamo riusciti a ridurre il debito a una cifra, diciamo così, sopportabile. Conto entro il 2015, che è la fine del mio mandato, di riuscire con l'aiuto di tutti i consiglieri a portare i bilanci in pareggio, e già questo è un grande successo. Per quanto riguarda la promozione, abbiamo lanciato la vendemmia in Alta Marca, che partirà proprio dalla vendemmia del 2013. Stiamo portando avanti un progetto con Veneto Agricoltura sulla CARD, una Cansiglio CARD che viene sviluppata sia nella Val Belluna, l'Alpago, il Cansiglio e Alta Marca, appunto. È un modo per riuscire ad agevolare gli ingressi nei musei a costi ridotti. E oltre a questo stiamo facendo un forte lavoro di formazione sia sui nostri dipendenti che nel mese di giugno anche per i soci, sull'uso dei social network nel marketing via web. Per Alta Marca il territorio è un fiore all'occhiello, un fiore dai petali multicolore, ricco di caratteristiche e peculiarità. Abbiamo un territorio che è bellissimo, l'unico problema è riuscire a prendere tutti gli attori che agiscono in questo territorio e coordinarli. Ecco, questo è il lavoro più difficile. Stiamo facendo tante riunioni, stiamo cercando di coordinare per esempio tutta la parte dello sport. Abbiamo dalla Prosecco Cycling, la Prosecchissima, che quest'anno ha festeggiato il decennale, abbiamo il volo libero di Borso, abbiamo il triathlon, abbiamo tante altre iniziative, il Nordic Walking e così via, tanti altri eventi sportivi che tutti fanno comunicazione per se stessi. Io vorrei riuscire a cercare di coordinarli per fare in modo che tutti promuovano tutti, quindi moltiplicando l'effetto sui turisti.